eccoci con il no. Allora. Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parleremo del libro di Juliet Escoria, La squilibrata. Sigla. Eccoci con il libro di Juliet Escoria, La squilibrata. Attratta dalla copertina e dal titolo, ho deciso di leggere questo romanzo, che è in realtà un'autobiografia. Ho scoperto, essendo un romanzo di Pidgin Edizioni, ho scoperto questa casa editrice molto particolare, della quale sicuramente acquisterò altri testi, perché è proprio una casa editrice indipendente che pubblica testi molto audaci, diciamo così, molto audaci, molto fuori dal comune, quindi mi è piaciuta moltissimo. La squilibrata è un'autobiografia, appunto, di Juliet Escoria, che è una ragazza che a 14 anni si accorge di avere qualcosa che non va, quindi attraverso alcuni sintomi scopre di essere affetta da bipolarismo. Il titolo originale del libro era The Maniac, ma secondo me La squilibrata rende molto meglio. Questa ragazza si trova insomma a dover fare i conti con i problemi adolescenziali classici di tutte, e in più con questa malattia molto particolare che le provoca una serie di sintomi, una serie di disagi, e che è la causa dei suoi molti ricoveri, dei suoi molti gesti di autolesionismo. Un linguaggio crudo, deciso, sono circa 400 pagine, ma si leggono davvero in un baleno. Rimarrete sicuramente sorpresi dalla scorrevolezza di questa scrittura e soprattutto di questa storia. Se lo avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se invece non l'avete letto, vi invito a farlo e ci vediamo al prossimo video.